Dall'ultimo esorcista di Don Gabriele Amort. Avanti, buongiorno padre Amort. Sono padre Francesco, l'ho chiamata l'altro giorno per l'esorcismo, lo so. Prima mi dica che tipo di disturbi ha? Beh, io non tema, mi dica tutto, non c'è nulla di cui avere paura, sono abituato a certe cose. Ecco, io credo di essere posseduto. Questo me l'ha già detto al telefono, ma un conto è credere di esserlo, altra cosa è esserlo veramente. Perché pensa di essere posseduto? Ma io durante la messa non so come spiegare. Cosa le succede durante la messa? Al momento della consacrazione, quando sollevo l'ostia e dica, forza, che succede quando c'è la consacrazione? Io dico prendete e mangiate, questo è il mio corpo, poi prendete e bevete, questo è il mio sangue, ma dentro di me una sola cosa penso, o meglio, una sola cosa dico. Che cosa? Non è facile da dire, padre Amort. Padre Francesco, io sono un esorcista. Con il male parlo ogni giorno, non mi impressionano certe cose. Su, sputi il rospo. Va bene, quando alzo in alto l'ostia, nell'esatto momento in cui quel pezzo di pane diventa il corpo di Cristo, dentro di me una voce forte e potente urla una bestemmia terribile. Devo mordermi la lingua per non pronunciarla a voce alta. Poi per tutta la durata della messa sto male, vorrei scappare. Vorrei uscire dalla chiesa e urlare con quanto fiato ho in gola la mia bestemmia. Non so come ho fatto fino ad oggi a resistere, ma ogni giorno quando dico messa vivo questo strazio tremendo. Ne ha mai parlato con qualcuno? Mai. Padre Francesco, mi dica, da quanto tempo dura questa cosa? Da parecchio tempo. Da quanto esattamente? Dal giorno stesso in cui sono stato ordinato prete, sono 9 anni. Da 9 anni. E lei per 9 anni non ne ha mai parlato con nessuno? No, non sapevo con chi parlarne. E adesso perché viene qui a dirlo a me? Perché non ce la faccio più. Mi dica, ha mai partecipato a qualche rito satanico prima di essere ordinato prete? No, mai. Ha mai frequentato qualche stregone, qualche mago? No, mai. Ha mai subito qualche malocchio? Che io sappia, no, mai. Ha mai provato a darsi qualche spiegazione logica di questo fenomeno? Ha pensato che origine possa avere? Ci ho pensato molto, non so, forse mi dica. Beh, non è semplice da raccontare. Lo faccia. Poco prima dell'ordinazione, ogni fine settimana, andavo in una parrocchia ad aiutare. Un giorno venne una donna, mi raccontò che da anni sentiva uno spirito cattivo dentro di sé. Proprio così, disse spirito cattivo. Mi fece molta pena. Disse che aveva figli e che lo spirito cattivo la tormentava di continuo. Mi raccontò che in famiglia il marito e anche i figli avevano cominciato a marginarla, credendola pazza. Ripeto, mi fece una grande pena. Non so cosa mi prese, ma tutto accadde in un istante. Dissi allo spirito: lasciala stare, vieni da me. Tutto accadde in un istante, ebbi subito la netta percezione che quella cosa che stava dentro quella donna mi avesse obbedito istantaneamente. Così pensa che quello spirito sia entrato dentro di lei e pensa che sia quello spirito a tormentarla durante la messa? Sì, io diedi quell'ordine perché troppa pena. Lasci stare, non c'è bisogno che giunga altro. Meglio avrebbe fatto a pregare per quella donna e magari a portarla da un esorcista. Certe richieste non si fanno nemmeno per scherzo. Le richieste, le preghiere, le suppliche si fanno solo a Dio. Il nostro orgoglio, padre Francesco, va tenuto a bada. Non si salva la vita degli altri supponendo di riuscire a fare cose che non sono nelle nostre forze. La vita degli altri si salva con la preghiera e con tanta umiltà. Non si scherza col diavolo, ammesso che di diavolo si tratti. Beh, di cosa altrimenti? Padre Francesco, affidiamoci al buon Dio.
Va bene, io non è più il tempo delle parole, è semmai il tempo dell'azione. Se di possessione davvero si tratta, 9 anni sono tanti, tantissimi, sarà molto dura. Lei poi è un prete e ciò aggrava tutto. Padre Francesco, male ha fatto a non venire qui prima. Si sieda su quella sedia. Ora indosso la stola, prendo l'olio santo, l'acqua benedetta, il rituale e provo a esorcizzarla. Vediamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e qui legge tutto quanto l'esorcismo, a partire dalle preghiere a San Michele, e arriva al punto in cui dice: tu possa incatenare il dragone, il serpente antico, Satana, incatenato, ricacciarlo negli abissi dove non possa più sedurre le anime. Non mi accade nulla, Padre Amort, nulla, sto bene. Mi fa piacere, qui però parlo solo io. Silenzio, per favore. Ma non c'è bisogno che lei parli, sto bene davvero. Silenzio. In nome di Gesù Cristo, nostro Dio e Signore, con l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, di San Michele Arcangelo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di tutti i Santi, fiduciosi intraprendiamo la battaglia contro gli attacchi mensili del demonio. Sorga a Dio e i suoi nemici si disperdano, eccetera, eccetera. Insisto, Padre Amort, non c'è bisogno, sto bene. La mia pazienza ha un limite, Padre Francesco. Ho detto che qui parlo solo io. Va bene, ma io lo dico solo per lei, non c'è bisogno. Ti esorcizziamo, spirito immondo, eccetera, eccetera. E qui c'è tutto quanto l'esorcismo, che è inutile leggerlo. È il primo dei 3 esorcismi maggiori. Io lo conosco ovviamente per ragioni di cultura personale, non per pratica. Finito l'esorcismo, cioè, Signore, ascolta la nostra preghiera, il nostro grido giunga fino a te. Hai finito? Non ho finito. Forse non hai capito la mia domanda. Hai finito, prete? Taci, spirito immondo. Non hai ancora compreso? Qui comando io. Zitto e ascolta bene le mie parole. Perché adesso è quel Dio che col suo figlio ti ha sconfitto e umiliato una volta per sempre, che chiamo qui il mio aiuto. Perché non io, ma attraverso il Padre mio ti scaccerò nell'inferno. Poi chiuderò la porta e getterò via le chiavi. Perché lì devi stare per l'eternità. A nulla varranno i tuoi pianti e lamenti. Nessuno verrà mai ad aprirti. Ascolta bene quanto ho da dirti, spirito immondo. Immondo drago che ti illudi di tenere in mano il mondo mentre ciò che stringi polvere diventa e il vento la disperde e nulla rimane. Ascolta bene, perché questa è la preghiera di Leone XIII contro Satana negli angeli ribelli. Questa è la preghiera che più potente non c'è. Ascolta e trema, perché è il Signore che chiamo dinanzi qui, innanzi a te. Dio del cielo, Dio della terra, Dio degli angeli, Dio degli arcangeli, Dio dei patriarchi, Dio dei profeti. Continua a leggere la parte finale dell'esorcismo di Leone XIII. Terminato il quale, un silenzio di ghiaccio avvolge l'aria tutti intorno. Ho finito, e Padre Francesco sembra sconvolto. Adesso ho finito, Padre Francesco, può alzarsi, l'esorcismo è finito, non tema, ora può parlare, caro figlio, coraggio, forza, in piedi. Cosa è successo? Le ho fatto un esorcismo, lo spirito è uscito un po' fuori, c'è, dobbiamo vederci spesso. È grave? Don Francesco, non è una malattia, è una possessione. 9 anni sono tanti, non so quanto ci vorrà per liberarla. Lei adesso deve fare una sola cosa. Tutti i giorni deve dire messa, recitare il breviario e recitare il rosario. Il venerdì digiuno totale. Tutti i giorni si astenga dal mangiare carne. Preghi più che può. Ci vediamo una volta alla settimana e vediamo come va. Ci vorranno anni per liberare Padre Francesco. Un post-prete posseduto non è acqua fresca. Perché Dio permette tutto questo? Spesso perché chi è posseduto ne guadagna in santità. Le sofferenze di Don Francesco senz'altro sono servite a lui e in modo misterioso a tanti altri. Soffrire in silenzio, soffrire di pene così terribili e offrire queste pene per il prossimo. È un modo efficace per fare del bene. Chi vede questa sofferenza? Nessuno. È nascosta all'uomo, ma ben visibile a Dio. Dio la vede e la usa per aiutare chi soffre e chi di soffrire non è capace. Chi sta male e non ce la fa ad andare avanti. Chi
Chi pecca dal peccato non sa liberarsi, coloro che non hanno fede. Padre Francesco oggi è libero, ma dovrebbe ringraziare per la sofferenza che ha patito. Il suo buio, accettato e offerto da Dio, a Dio, ha dato la luce, ne sono convinto tanta gente. Certo, è terribile che un religioso, uno che ha dedicato la sua esistenza a Dio, cada nelle mani del demonio. Ma di questa cosa non bisogna stupirsi più di tanto. Nessuno è immune dagli attacchi del male. Anche i religiosi, anche i preti, anche le suore, anche i vescovi, anche i cardinali e anche il Papa. Quando penso ai religiosi posseduti, penso sempre che contro di loro Satana si scaglia in modo particolarmente violento. Per cui se non sono uomini di grande fede e soprattutto di tanta preghiera, rischiano purtroppo di cadere. E possono dannarsi come tutti. Satana tenta di più chi si dedica a Dio, perché conquistare un prete significa conquistare a cascata tante altre anime, le anime di coloro che sono legate al prete. Un sacerdote all'inferno significa tante altre anime all'inferno dietro a lui. Ma Satana attacca anche coloro che non vogliono cedergli. A volte prende il sopravvento anche su persone, preti, suore o anche laici che volontariamente sono integerrimi nella loro opposizione al male. Satana è il male, spesso il male è cieco. Ricordate Gesù? Pensate cosa ha dovuto subire lui prima di morire. Era l'agnello innocente, aveva dalla sua parte Dio, suo padre, ma il male non lo ha risparmiato. Si è abbattuto su di lui fino ad ucciderlo. In fondo le possessioni si possono leggere anche così. Come attacchi violenti del demonio che indiscriminatamente colpiscono anche gli innocenti. Non sempre le possessioni, come anche il male in generale, hanno una spiegazione. A volte anche la persona più santa e innocente di questo mondo può essere colpita dal demonio. È il grande mistero di questa vita, la cecità del male. Per questo non cerco mai di dare troppe spiegazioni alle possessioni. Ci sono e basta. E contro di esse occorre pregare Dio. Pregare, pregare e ancora pregare. E qui finisce la storia di Padre Francesco. Dopo ne seguirà un'altra. Cosa dire, volendo ripercorrere un po' qualche piccola sottolineatura? Anzitutto, il gesto imprudente di questo confratello, di questo sacerdote, va a chiedere al diavolo di entrare dentro di sé, pregandolo di farlo. Col diavolo non soltanto non si parla, ma tantomeno al diavolo non si volgono richieste e non si prega per nessun motivo. Le preghiere e le suppliche si fanno soltanto a Dio. Neanche agli esseri umani bisogna mai abbassarsi, andarli a pregare, a supplicare per qualche cosa, amici cari, se è possibile. La preghiera è atto che va rivolto a Dio per antonomasia, perché è l'unico che può esaudirla ed è attestazione della nostra radicale autoinsufficienza che chiede l'aiuto del tutto. Attenzione alla raccomandazione fatta da Padre Amort, che col diavolo non si scherza. Non si può scherzare con il diavolo, perché lui non è uno che scherza. Lui anche lo scherzo lo prende molto sul serio e con conseguenze molto molto grandi. Altra cosa importante che dice Padre Amort a questo sacerdote: male ha fatto a non venire qui prima. Quando si ha un problema, ampliando il campo di azione spirituale, prima lo si affronta e meglio è. Rimandare nelle cose di Dio non è mai e per nessun motivo una cosa né saggia né tanto meno buona. Non si rimanda, non si procrastina la conversione e né si procrastinano gli interventi necessari alla salute e al bene e al benessere della nostra vita, della nostra anima. E poi un'ultima considerazione: perché Dio permette tutto questo?
Allora, anche nei casi di possessione, spiega bene Padre Amort, Dio li permette innanzitutto perché il posseduto ne guadagna in santità. Perché da quelle sofferenze, come tutte le sofferenze, in fondo il diavolo quando possiede, causa delle sofferenze, causa dei dolori, ma anche quelli possono essere santificati offrendoli. Non bisogna avere paura delle possessioni, bisogna avere paura di cadere in peccato mortale, quindi che Dio, che il diavolo possegga la nostra anima, non tanto che possegga il nostro corpo, perché i tormenti del corpo si possono offrire per la salvezza nostra e degli altri, ma se il diavolo possiede la nostra anima, c'è niente da fare, soltanto sperare che arrivi la grazia della conversione e che andiamo a cadere in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento prima e poi davanti al ministro di Cristo poi, a chiedere umilmente perdono per quello che abbiamo fatto e ricevere la soluzione. Ecco. Inoltre i religiosi, i consacrati, i sacerdoti sono uomini contro cui la furia satanica è particolarmente violenta. E questo perché? Perché sono quelli che fanno danni al diavolo, no? E qui Padre Amort sintetizza ciò che dicevano una volta, si diceva una volta nei seminari, adesso purtroppo pare che si dica di meno. Che, sta attento tu che vuoi diventare prete, perché un prete dovunque vada non va mai da solo. Se va in paradiso si porta dietro una corona di anime che ha aiutato, ma se va all'inferno si porta dietro tutte quante le anime che ha traviato. E questo aumenterà i tormenti nell'inferno, così come aumenterà la gloria in cielo. Un sacerdote all'inferno, abbiamo ascoltato, significa tante anime all'inferno dietro a lui. E ci fermiamo qui, la prossima volta sentiremo un'altra storia bella ed edificante.